Trevisan Macchine e Utensili ha progettato questo DS300-70C come centro di lavoro compatto e versatile. Suo elemento distintivo è un platorello a tornire per lavorazioni ad utensile rotante e pezzo fermo. La macchina è integralmente gestita da CNC. Il movimento radiale del carrello è realizzato da un cinematismo con ripresa automatica dei giochi. Una testa di lavoro di concezione avanzata e la ricca disponibilità di utensili alloggiati nell'apposito magazzino per il cambio automatico conferiscono a questo centro di lavoro il massimo di versatilità, di efficienza e di flessibilità. Una particolare attenzione progettuale e costruttiva ha risolto efficacemente il delicato problema dell'evacuazione sia dei truccioli che dei liquidi di lavorazione. Ampi imbuti ed una carterizzazione stagna ne consentono la raccolta in forma ottimale. Una volta bloccato il pezzo da lavorare con l'apposita attrezzatura di presa, l'operatore comanda l'avvio del programma di lavoro. La giostra a porta pallet, con un unico movimento, effettua il posizionamento preciso del pezzo grezzo davanti alla testa di lavoro e consegna contemporaneamente in uscita il pezzo finito. Il gruppo cambio utensili attrezza velocemente il mandrino con il primo utensile previsto dal programma all'inizio del ciclo di lavorazione. Il magazzino dispone normalmente di 30 utensili, ma in opzione la disponibilità può arrivare a 45. La lavorazione di una valvola a tre vie ci è sufficiente ad illustrare le più qualificate caratteristiche della macchina. Il primo utensile esegue con un'unica passata la sfacciatura della bocca. Gli organi meccanici del dispositivo di tornitura sono stati concepiti con criteri di grande robustezza, proprio per poter effettuare con la massima affidabilità anche lavorazioni di forte asportazione. Il pallet ruota sull'asse di 90 gradi per presentare la flangia di destra all'utensile. Una volta realizzato il posizionamento, si procede con la tornitura del diametro esterno del pezzo. La successiva sfacciatura della flangia, ottenuta con lo stesso attrezzo, prevede l'esecuzione di un piano centrale in rilievo. L'interpolazione circolare consente al CNC di far lavorare l'utensile, durante la fase di sfacciatura, in condizioni ideali, ossia a velocità di taglio costante. La tavola girevole a 360 divisioni effettua una rotazione di 180 gradi sull'asse. La valvola presenta così la flangia di sinistra per l'effettuazione dell'analogo lavoro, tornitura del diametro esterno e sfacciatura. Solo un'accuratissima realizzazione costruttiva e funzionale dei movimenti permette anche a questo DS300-70C lavorazioni di massima precisione. Per esempio, gli organi meccanici in movimento della testa sono costruiti in acciaio trattato e lubrificati tramite un circuito d'olio dedicato. Le viti di spostamento e di lavoro funzionano a doppia ricircolazione di sfere precaricate e rettificate. Gli scorrimenti delle guide avvengono a lubrificazione forzata con olio a perdere. Ancora, la testa, il montante e la banchina sono realizzati in ghisa Mianite con scorrimenti su pattini a rulli incrociati. Sul piano in rilievo di entrambe le flange viene generata con un apposito utensile una rigatura plurima, così da ottenere la superficie più adatta all'appoggio delle relative guarnizioni. Viene successivamente realizzata la tornitura anche delle superfici posteriori delle due flange, grazie ad un particolare utensile opportunamente sagomato. Pure questa sfacciatura viene effettuata a velocità di taglio costante. L'automazione applicata al cambio utensili consente sostituzioni estremamente veloci. Protagonista del sistema è il braccio a due pinze, funzionante a comando idraulico meccanico irreversibile.
Con una rotazione di qualche grado sull'asse, la tavola girevole posiziona il pezzo in maniera da consentire interventi inclinati all'interno dei corpi da lavorare. Nel nostro caso, il foro viene opportunamente sgrossato, così da permettere l'effettuazione della successiva lavorazione, con la quale vengono soddisfatte tutte le esigenze di filettatura interna. Il centro di lavoro DS300-70C si avvale del vantaggio derivatogli dal disporre di un carrello porta utensile con movimento radiale asse U. Questo gli consente l'esecuzione di qualsiasi tornitura sferica, conica, di alesature, filettature, eccetera, pur facendo uso di utensili standard. L'attacco rapido del porta utensili, brevettato Trevisan, è inserito sul carrello a corsa radiale. La sua base aderisce ad un'ampia superficie di appoggio e conferisce all'utensile massima rigidità e quindi massima sicurezza di tenuta, anche durante il lavoro a forte asportazione. Quando invece devono essere eseguite lavorazioni assiali, come la maschiatura, o a velocità elevata, come le forature, un sistema automatico, richiamato dal programma del CNC, centra e blocca il carrello portautensile nell'asse mandrino. A completare la lavorazione della nostra valvola mancano ancora solo i fori e le relative smussature. I fori vengono praticati, sia sulla bocca che sulle flange, con punte a lubrificazione interna, pilotate con estrema precisione dal controllo numerico. Con il tocco di valore quasi esclusivamente estetico, rappresentato dalle smussature, si conclude il programma della lavorazione vera e propria, che ha implicato invece molti contenuti di avanzato spessore tecnologico, come l'elettronica di comando e gestione asservita a sistemi digitali, come i nuovi materiali utilizzati per alcune strutture particolarmente importanti, come le soluzioni e le metodiche d'avanguardia adottate per ottimizzare i movimenti. Lo scarico del pezzo finito implica la contemporanea alimentazione di un pezzo grezzo e quindi l'automatico avvio di un altro ciclo di lavoro. A concludere, vale la pena di sottolineare come questo DS300-70C si presta ad interessanti operazioni di concatenamento per la costituzione di celle o FMS mirati a produzioni particolari. A fronte della possibilità di lavorare la più diversificata gamma di pezzi di dimensioni medie, il centro di lavoro DS300-70C si presenta alla ribalta del proprio mercato, potendo esibire delle prestazioni tenute in grandissima considerazione dalle aziende del settore. Nell'ottica delle strategie industriali, risulta infatti essenziale e vincente poter disporre di macchine in grado di prendere in carico il pezzo grezzo e di lavorarlo da sole e completamente fino alla finitura.
another one bites the dust, and another one goes.